giù la maschera, seconda parte della nostra intervista a Francesca Corso, candidata della Lega per il Consiglio regionale. Adesso Francesca passiamo alla parte più densa, che riguarda un po' quello che accadrà da qui a settembre. Intanto, la decisione di candidarsi com'è che è maturata? Perché a un certo punto, come dire, lei è in carica in consiglio comunale, ha deciso di fare questo salto, chiamiamolo così. Partiamo dal presupposto che io sono sempre stata attivamente impegnata all'interno di quella che è la struttura di partito, quindi io con Edoardo Rixi, che è il nostro segretario regionale, mi sono sempre resa disponibile a qualunque cosa lui decidesse fosse più corretta. Quindi se sono passata dal fare l'organizzativo della nostra provincia, quindi organizzare eventi, a essere candidata, è proprio perché Edoardo ha pensato che potesse essere la strada giusta sia per il nostro partito sia per me, e quindi io mi sono molto affidata a lui, mi fido molto di quello che dice. Edoardo mi ha chiesto questa candidatura soprattutto perché, come abbiamo visto con la riforma anche della legge regionale, è necessario, sì, per fortuna, che ci siano tante donne candidate. E quindi fra queste ha pensato che io potessi essere una risorsa forse in questa competizione. Io sono molto contenta e ogni sfida che avviene, che ci si ritrova ad affrontare, io sono prontissima ad affrontarla con la testa alta e col sorriso. Campagna elettorale breve e tosta. Breve e tosta, in un periodo terrificante per tanti punti di vista, tanti aspetti. Siamo in estate, in piena estate, quindi fa un caldo esagerato, quindi anche stare per strada tante volte è difficile. Chiedere ai nostri militanti di poter fare attività sul territorio comunque è chiedere un sacrificio, me ne rendo conto. Tante volte dobbiamo chiedere loro di rinunciare a una giornata di mare per stare per strada, fare di volantinaggio e confrontarsi con le persone, ma soprattutto è difficile perché tanta gente magari è in vacanza, delle meritate vacanze dopo un periodo veramente stremante per tutti. E dunque è una campagna elettorale molto corta e molto complicata, che però appunto si farà magari con delle regole diverse. Sarà tanto una campagna social probabilmente, sì. Questa è un po' la nuova comunicazione della politica, questo assolutamente. Bisognerà essere molto bravi a intercettare comunque le persone e far capire loro quanto sia importante andare a votare. Cosa le lasceranno eventualmente, andrà in regione, gli anni di esperienza politica in consiglio comunale? Beh, sicuramente il Consiglio Comunale è stata la mia prima esperienza diretta di politica, quindi cosa significa fare realmente politica e provare a fare qualche cosa per i cittadini. Quindi quando le persone iniziano a chiedere a te un aiuto perché qualcosa si concretizzi per problematiche che magari tu prima vedevi soltanto da cittadino, provare a risolverle proprio per queste persone, credo che questo già sia un'esperienza veramente gratificante. Quindi sicuramente il Consiglio Comunale mi lascia tantissime cose positive, tra cui appunto la possibilità di rendersi disponibili, di rendersi utili. Io penso che la caratteristica fondamentale della politica sia esserci sempre, quindi farsi trovare, rispondere al telefono, rispondere, sì, alle domande, provare a trovare delle soluzioni che non sempre sono a portata di mano, ma comunque realmente dare segni di concretezza, di presenza sempre costante con le persone vicino. Quale sarà il tema sulla Liguria che porterà avanti e che in generale le sta più a cuore? Ce ne sono tantissimi. Usciamo da 5 anni in cui Regione Liguria secondo me ha fatto tanto, ma sicuramente tantissimo c'è ancora da fare. Per cui penso a tematiche che ci stanno davvero a cuore, che possono essere quelle delle infrastrutture. L'abbiamo visto in un periodo nel quale stiamo uscendo forse, chi lo sa, da una crisi infrastrutturale autostradale che davvero ci ha lasciati in una maniera terrificante, quindi con danni clamorosi al nostro porto, che è una delle risorse più importanti che abbiamo nella nostra città, nella nostra regione, ma anche in Italia. Danni al lavoro, danni al commercio, ma danni anche morali alle persone, perché comunque tutte le persone che vediamo anche in queste immagini in coda non sono solo turisti che hanno cercato di raggiungere la nostra regione, per quanto quel comparto sia molto importante, ma spesso e volentieri sono anche tanti lavoratori che hanno dovuto muoversi come pendolari in giro per la nostra regione facendo ore e ore di coda. Quindi penso che dal punto di vista dell'autonomia della nostra regione, che è un processo e un progetto che stiamo portando avanti già con la regione, sia molto importante cercare di avere un controllo un po' più diretto delle infrastrutture, come di tantissime altre cose. Quindi questo è un punto cardinale, secondo me, che va veramente tenuto in considerazione. E poi sicuramente il tema del lavoro, che è un tema
che è davvero tanto sentito proprio perché è realmente esistente. Quindi è importante che dal governo centrale arrivino più risorse sul territorio e lo sviluppo economico sia concretamente aiutato a crescere apposta per creare nuovi posti di lavoro, quindi sgravi fiscali alle aziende, alle imprese, per far sì che soprattutto i nostri giovani rimangano sul territorio, non scappino all'estero e possano crescere nella propria città e nella propria regione. E quali sono proprio anche i temi che, stando tra la gente, lei sta trovando proprio più sentiti anche dalla popolazione? Oltre al lavoro, che sicuramente è quello più sentito, direi che c'è anche tanto il tema della sicurezza. Sia questo come comune ma anche come regione si è chiesto più volte al governo di incrementare quelli che sono i presidi nella nostra regione, quindi se pensiamo a incrementi di assunzioni nelle forze dell'ordine, pensiamo alla presenza dell'esercito sulle nostre strade, sicuramente c'è tanto da fare per quelle cose che vengono realmente percepite come importanti dai cittadini, e penso che questi due temi molto grandi che coprono tantissimo interesse possano essere fra i più importanti. Giovane e donna, ha mai sentito delle discriminazioni nei suoi confronti in generale nell'arena politica? Quindi non parlo solo di Lega, cioè parlo in generale, e ha mai sentito questo nei suoi confronti? Io sono una persona che pensa che il mio destino debba essere nelle mie mani, quindi sta a me dimostrare al resto del mondo in cui vivo, del mio ambiente, che ho le capacità e le possibilità di arrivare laddove merito. Quindi io non amo parlare di quote rosa, non amo parlare di differenze di genere, per me le differenze sono quanto di più bello esista, è bellissimo dire che siamo tutti diversi, però è anche necessario che effettivamente la donna venga considerata per quella che è, con le proprie caratteristiche, le proprie peculiarità, i propri valori. Sicuramente c'è ancora tanto da fare, soprattutto nel mondo del lavoro in generale, perché la donna venga riconosciuta come al pari dei diritti dell'uomo, e io penso per esempio al gender pay gap, cioè il fatto che le donne in tantissime aziende vengano magari pagate molto meno rispetto a quello che viene pagato un uomo, che non riescano a ricoprire ruoli dirigenziali per esempio, e per arrivarci debbano faticare molto di più. Penso che tutti partiamo dalla stessa base, poi grazie alle nostre caratteristiche appunto dobbiamo riuscire ad arrivare molto lontano. Qual è il messaggio che vorrebbe far passare in questa sua campagna elettorale ai Liguri sul futuro che appare comunque così difficile per questa regione al momento? Cosa vorrebbe passasse col suo nome, ecco, con il nome di Francesca Corso? La speranza che la politica realmente sia un aiuto e sia un qualche cosa che tutti quanti dobbiamo riuscire a sfruttare, quindi pensare che la politica non sia una cosa distante, quella fatta nei palazzi, quella in cui girano magari un sacco di soldi, un sacco di idee solamente tese all'interesse personale. Io penso che la gente debba capire che la politica la facciamo tutti i giorni, e non necessariamente all'interno delle aule o all'interno dei palazzi. La politica deve essere interesse di tutti quanti, tutto quello che ci riguarda, da quando la mattina ci alziamo a quando la sera andiamo a dormire, è politica. Quindi io vorrei che le persone capissero quanto è importante interessarsene, quanto sia importante andare a votare, perché tantissima gente ormai è sfiduciata, e quanto realmente affidarsi a delle persone vicine che si possa reputare competenti o che si possano comunque ritenere delle persone che si troveranno anche un domani quando si avrà bisogno sia davvero fondamentale, quindi non sentirsi distaccati dalla politica e non vederlo come un mondo a sé. Grazie a Francesca Corso, candidata della Lega per il Consiglio regionale, grazie per essere stata qui. Grazie a voi. E noi torniamo con Giù la maschera presto per un nuovo incontro con un candidato, una candidata, prestissimo.